Allora, buonasera a tutti, grazie per l'abbondante partecipazione a questo seminario. Io, anche un po' alla luce del titolo che avevamo condiviso con gli organizzatori, quello che vedete nella slide, no, sul ruolo degli enti locali territoriali, innanzitutto le regioni, nell'applicazione del Piano Nazionale di Digitalizzazione e quali prospettive nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i beni culturali di loro proprietà, faccio un intervento decisamente, assolutamente non teorico, rispetto a quelli che mi hanno preceduto e me ne scuso con voi, ma la cosa ha anche un po' una sua ratio, in quanto è vero che il coordinamento delle regioni, il coordinamento in campo della cultura, delle regioni che è in capo in questa fase storica importante alla regione Liguria, diciamo, è stato sentito, ha condiviso le prime bozze del Piano Nazionale di Digitalizzazione, delle linee guida, così come le hanno condivise la NAI, la IB, l'ICOM per i musei, eccetera, però ha avuto una partecipazione relativa alla scrittura del piano, non tanto, non solo forse perché, ma non tanto per il momento in cui è stato coinvolto, ma anche perché è un coordinamento fatto di funzionari e dirigenti, a volte direttori regionali, che hanno ormai, come anche chi vi parla, che nasce archivista, come forse qualcuno di voi saprà, però hanno ormai una competenza molto meno tecnica e molto più amministrativa, e quindi riuscire ad intervenire in modo utile, ragionevole, ragionato, su un documento teorico, prevalentemente teorico e complesso come il PND, ci risultava anche molto difficile. Un altro elemento, così, per cui voi vedrete delle. E vi narrerò con le slide da adesso in poi quanto la Regione Piemonte ha fatto nell'ambito del PNRR, del Piano Nazionale di Digitalizzazione. Quindi diciamo un po' una visione speculare lato regioni di quello che la dottoressa Mingarelli ci ha in parte illustrato poc'anzi. Però lo vedrete lato Regione Piemonte. Poi magari se riesco, se resta tempo, vi farò sicuramente anche qualche affondo su altre regioni. Però il coordinamento regionale, è stato fortemente, interregionale, è stato fortemente investito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mi riferisco alle misure, gestite dal Ministero della Cultura, che sono tante e significative. Le regioni sono state investite e in molti casi hanno insistito e hanno voluto fortemente di essere parte attiva nel finanziamento al famoso un borgo per regione, al finanziamento del bando per si chiami territorio e paesaggio, comunque sostanzialmente per il recupero dei manufatti in ambito paesaggistico. E diciamo sono state coinvolte in modo forse un pochino più autoritativo nella parte Digital Library. Il risultato è che alla fine questo coordinamento non riesce a tenere tanto insieme tutto questo, e quindi c'è una certa tendenza di noi regioni ad andare ciascuno per conto proprio. Quindi io vi illustrerò poi in realtà la parte più operativa, che è quella che tra l'altro ci sta premendo in questo momento, perché noi abbiamo una scadenza al 30 novembre di consegne di dati al Ministero e a Invitalia, che è l'in-house, che farà anche per le regioni che l'hanno scelto, ma sono la maggior parte, le gare per la produzione degli oggetti digitali, che
che sono l'oggetto di questo piano. Qui c'è una slide, io chiedo scusa ai colleghi ministeriali, sto utilizzando una slide messa a disposizione dall'ICDP, rispetto a tutti i loghi, è una slide anche di quasi un anno fa, quindi anche credo di non uscire assolutamente dalla riservatezza. In questa slide si vedono tutte le misure della PNRR Digital Library, della misura M1C31. Noi ci concentriamo, mentre finora adesso abbiamo parlato di questa parte più teorica che è il Piano Nazionale di Digitalizzazione, adesso ci spostiamo a parlare della parte molto pratica, cioè dell'azione 5, o meglio nota anche in tutti i nostri atti come 115, che è quella effettiva della digitalizzazione del patrimonio culturale, ossia della produzione degli oggetti digitali. Vi dicevo, le regioni sono state coinvolte fin dall'inizio, rispetto al budget complessivo che nell'insieme del finanziamento M1C311, cioè della Digital Library, d'ora in poi Digital Library, sono state destinate all'effettiva produzione di oggetti digitali, queste risorse, vi dicevo, sono 200 milioni di euro. Rispetto ai 200 milioni di euro, gli istituti del MIC utilizzano e hanno in sostanza già messo in gara tra agosto e il mese scorso 120 milioni di euro, 10 milioni di euro sono messi da parte dal Ministero per il coordinamento del progetto, alle regioni toccano 70 milioni di euro. Quindi è vero che siamo una parte molto integrante, siamo senz'altro una parte integrante del Piano Nazionale di Digitalizzazione. È altrettanto vero che, insomma, c'è stata un po' di trattativa all'epoca, le regioni speravano di poter avere una quota di finanziamento o una quota di riparto di risorse più significativa, anche alla luce del fatto che comunque il patrimonio culturale, qui pensiamo, mi limito a pensare alle cose più semplici, ma a biblioteche, archivi storici e musei sui territori e non statali, costituisce un patrimonio sostanzialmente immenso. E quindi ci sembrava di poter avere che fosse giusto una ripartizione più ampia. Comunque è andata così. Voi qui vedete il piano di riparto, il Piemonte lo vedete qua. Qui. Viene meglio se c'è la manina, ma vabbè, comunque qua. E il piano di riparto è fatto, come anche per le altre azioni del PNRR, con un sistema di equilibrio tra le regioni del sud e le regioni del centro-nord. In buona sostanza, sulla base di questo riparto, al Piemonte sono state assegnate con il decreto che vedete come titolo della slide, che è un decreto approvato il 27 luglio di quest'anno, o il 29 luglio di quest'anno, sono stati assegnati 5.406.680,27 euro con l'obiettivo e il target di produrre come minimo 1.351.670 oggetti digitali. Su questa questione vale la pena di fare un pezzetto di ragionamento. Perché, visto che appunto le relazioni precedenti sono state giustamente molto teoriche, stiamo sforando tanto, no? Vale la pena dire che il PNRR, che mette a disposizione nell'insieme per tutte quelle cose che abbiamo visto qua,
500 milioni di euro, ha come target finale di sostanzialmente ha delle milestone anche, però come target finale ha la produzione di 75 milioni di oggetti digitali. Quindi anche nel decreto di riparto delle risorse, anche nel decreto di riparto ha la cifra finanziaria assegnata alla regione, vi è un target, che è un target, si capirà da cosa dirò dopo, anche abbastanza sicuramente raggiungibile, non particolarmente sfidante. Stavo dicendo il metodo. Quello che le regioni stanno facendo, in modi abbastanza diversi le une dalle altre, o almeno a gruppetti, l'obiettivo che comunque viene dato alle regioni è quello di arrivare alla produzione di questi oggetti digitali. Quindi questa è una misura anche per noi, per Regione Piemonte, ma direi per la maggior parte delle regioni, nel mio caso assolutamente e completamente diversa dalle misure abituali della regione. Le misure abituali della regione, credo che molti degli astanti lo sappiano, sono misure che misure di contributo. Voi, gli enti dove lavorate, i comuni, gli istituti culturali presentano dei progetti e noi sulla base di criteri e di punteggi e sulla base soprattutto di un budget, che peraltro insomma non vive momenti felici, ma comunque sulla base di un budget distribuiamo queste risorse. Qui è completamente diverso. Le risorse non vengono distribuite agli enti aderenti, ma è la regione che, avvalendosi per fortuna dell'assistenza tecnica di Invitalia, che è la stessa in-house del Ministero, io lo chiamo ancora MEF, non ricordo ancora come si chiama nel nuovo nome, comunque del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fa le gare. Avvalendosi di Invitalia farà probabilmente in un lotto che coinvolgerà anche le altre regioni del nord, però è ancora da decidere, farà una gara e poi aprirà dei cantieri presso gli enti locali o gli enti pubblici in generale che hanno aderito al nostro progetto e seguirà questi cantieri. Quindi una cosa per noi completamente nuova, per cui le regioni, io credo di poterlo dire quasi per la totalità dei colleghi, non sono attrezzate, non sono preparate e non hanno il personale a bordo, perché anche da noi, come credo sia noto ai colleghi ministeriali, il ministero, ma comunque un po' in tutti gli enti pubblici, il personale scarseggia, il personale tecnico formato ancora di più. E ringraziamo il cielo che quando la competenza di tutela dei beni librari, non so se Mariella ci ascolta ancora, è passata, io allora facevo altro, però so senza colpo ferire al MIC, che ci hanno lasciato il personale, perché almeno c'ho un'esperta bibliotecaria, una. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Allora, un decreto di riparto che è stato molto citato dal Ministero e non so come dire, anche molto, se ne è parlato molto, ma poi Franceschini non lo firmava mai. Per noi, Regione Piemonte e alcune altre regioni che hanno deciso di muoversi come noi, era indispensabile per attivare tutto il meccanismo, perché francamente, al di là delle slide che ho in parte condiviso, noi non avevamo un pezzo di carta scritto dove ci fosse appunto scritto cosa dovevano fare le regioni e con quali risorse, entro quando, perché, con quali target.
Dato che la Regione Piemonte, in questo, in buona compagnia, credo, ma potrei sbagliarmi, solo della Regione Lombardia e della Regione Veneto, aveva deciso di non decidere autonomamente quali beni digitalizzare, ma di chiedere di interrogare il territorio. Quindi noi non abbiamo fatto un vero e proprio bando. Questa roba qua che... Vabbè, comunque si legge la slide. Non abbiamo fatto un vero e proprio bando proprio perché non abbiamo una distribuzione di veri e propri benefici e poi soprattutto perché non siamo autonomi nel prendere le decisioni finali, perché man mano le carte in tavola, anche rispetto alle regole che ci dà Invitalia, stanno cambiando. Però abbiamo fatto, appunto, vi dico, il decreto era del 29 luglio, il 3 di agosto abbiamo approvato una delibera che ci consentiva all'interno del PNRR di aprire questa manifestazione di interesse per individuare gli enti dotati di istituti culturali con sede in Piemonte quali possibili partner per conseguire gli obiettivi di cui al subinvestimento 111C, cioè quel numero di oggetti digitali. Le relative tipologie di beni che saranno oggetto di digitalizzazione, approvando i criteri di cui all'allegato A, quale parte integrante sostanziale del presente atto. Il resto non ci interessa tanto, però quello che era fondamentale dire è che appunto noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse con dei ben specifici criteri. Criteri che abbiamo in qualche modo orientato cercando da un lato di andare a integrare le scelte fatte dal Ministero. E quindi, come vedrete, noi daremo, i criteri sono poi quelli a cui sono legati dei punteggi e qui sono elencati in ordine di importanza, di priorità, come dice l'atto stesso. E quindi noi abbiamo cercato di indirizzare i nostri comuni e altri enti pubblici, come sapete, come ha richiamato anche chi ha parlato prima di me, per varie ragioni, prevalentemente di pubblica fruibilità e di assenza di vincoli, non solo e non tanto sulla privacy, ma in particolare sui diritti d'autore, ci rivolgiamo solo a beni nella piena disponibilità pubblica, posseduti e per lo più prodotti dagli enti pubblici. Abbiamo cercato di indirizzare i nostri enti verso la documentazione catastale di epoca preunitaria e ci abbiamo anche attaccato la documentazione relativa alle opere di edilizia, che in qualche modo, perché preunitaria, perché lo Stato fa catasti postunitari. Ci abbiamo agganciato però anche due forti richieste del territorio, che una quella relativa alle opere di edilizia, su cui poi nel piano finale non siamo riusciti a mettere moltissimo, però sta presente, e la documentazione anagrafica, perché è vero che esiste il portale degli antenati, però è anche vero che la competenza dell'anagrafe del 1864 e dei comuni, dove è stato in precedenza nel periodo napoleonico. E ci sono anche dei comuni, tra questi uno di cui cercheremo di valorizzare appunto la documentazione, che hanno acquisito i catasti delle parrocchie del proprio territorio, che quindi hanno un'anagrafe completa dal periodo napoleonico a oggi. E non ci sembrava veramente tantissimo consultata, quindi spesso, e qui l'occhio alla tutela noi l'abbiamo avuto, quindi spesso a rischio di danneggiamento o di consunzione, che appunto non, a cui non abbiamo ritenuto di dire di no. Nell'ambito delle biblioteche, vabbè, insomma, nel territorio piemontese abbiamo avuto modo negli 30 anni, più 40, in cui siamo stati soprintendenza bibliografica, di censire il patrimonio storico, e quindi abbiamo dato una priorità ai manoscritti incunabili cinquecentine. Però anche ai periodici preunitari, visto che le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, a cui adesso ho visto si è aggiunta nelle gare anche la Braidense,
invece si dedicheranno ai periodici post-unitari. Per i musei abbiamo fatto una scelta un po' in casa, scelta che peraltro appunto la maggior parte delle regioni hanno fatto così, digitalizziamo il patrimonio nostro. Nel nostro caso noi digitalizzeremo la maggior parte del patrimonio del Museo di Scienze Naturali, chiuso da molti anni e in fase di riapertura, che è regionale, e cercando anche di sfruttare una delle possibilità di cui si sta proprio parlando adesso con Nick, che è quello della riproduzione in 3D, al fine anche di lanciare la riapertura del museo con un percorso virtuale che possa essere particolarmente accattivante. Altri criteri, vado molto più veloce, comunque sulla consistenza, qui c'è un refuso, mi era stato fatto la politica, come si dice, mi aveva chiesto di abbassare un po' questa produzione minima di oggetti digitali, che è fatta perché? Perché già così io dovrò gestire un mio debole ufficio, 14 circa cantieri sul territorio, su tutto il territorio regionale, che è lungo e largo. Se non avessimo messo questo termine, ci saremmo trovati a fare una cosa assolutamente ingestibile e anche criticabile da parte del Ministero stesso. Razionalizzazione delle sedi dei cantieri, stiamo cercando di scegliere sedi in cui la biblioteca, l'archivio, il museo, i musei, uno, magari più di uno, sono nella stessa sede, proprio per non far proliferare i cantieri. Fruibilità dei beni oggetto di digitalizzazione, questo anche appunto lo vedete poi ripeto le parole a scopo conservativo e sostitutivo, perché l'occhio alla tutela, appunto, noi abbiamo cercato di metterlo, abbiamo ben presente che in molti casi, e lo vediamo poi anche dopo che abbiamo ricevuto i progetti, in molti casi la digitalizzazione avrà anche lo scopo di salvare delle tipologie di beni che se no non sarebbero neanche più consultabili o comunque a forte rischio di dispersione. Abbiamo dato anche un punteggio alla presenza di competenze professionali, nel senso che noi non possiamo andare a aprire un cantiere in un posto dove non ci sia almeno, se trattiamo bene i bibliografici, il bibliotecario, se trattiamo bene gli archivistici, l'archivista, se trattiamo bene i museali, almeno un conservatore. Quindi anche un occhio alle professionalità. La catalogazione, che abbiamo messo colpevolmente troppo in basso, ma in questo mi riaggancio al fatto che anche nelle linee guida e anche nel piano nazionale di digitalizzazione, lo spazio dato alla descrizione catalografica, e uso volutamente questo termine che può riguardare beni di diversa natura, non era stato tanto, adesso ci stanno chiedendo di più e sta diventando una difficoltà, però era stata anche una delle cose critiche che avevamo notato fin dall'inizio, che era veramente un po', c'era un po' di genericità rispetto alle regole di catalogazione connesse al PND. Precedenti esperienze in progetti di digitalizzazione, capacità di comunicare il progetto. Questi criteri sono poi stati approvati con una determinazione nel giro di 2 giorni e poi abbiamo lasciato aperto lo sportello fino al 20 di settembre. Abbiamo ricevuto, non vorrei essere, allora, è tutto sul sito della regione, potete controllarlo, mi sembra che abbiamo ricevuto circa 37 progetti, di cui molta parte erano ammissibili, e lì noi abbiamo cominciato un infernale lavoro compilazione di tabelle, vabbè, perché come chiunque magari di voi si sia trovato a dover gestire una gara pubblica o comunque anche a rispondere a una gara pubblica, sa che tutte le cose che vi ho raccontato fino a questo momento devono essere articolate in dei punteggi con delle loro pesature. E non era molto semplice e soprattutto molte volte ci mancavano delle informazioni rispetto ai progetti presentati dai comuni, però nel complesso, no, e a ciò dobbiamo aggiungere che noi nel frattempo erano uscite le gare ministeriali, in particolare la gara carta,
che ci esponeva per la prima volta dei prezzi di queste digitalizzazioni e dovendo noi stare dentro i 5 milioni e 4 rotti, che poi devono, a cui deve essere sottratta l'IVA e un sacco di altre cose che si sottraggono alle gare, che quindi poi nei fatti sono parecchio di meno, da notare poi appunto quanta IVA ci sia dentro il PNRR e quanto lo Stato italiano recupererà come imposta sul valore aggiunto. E comunque noi dovevamo cercare di tenere d'occhio il numero delle digitalizzazioni. Ma anche di stare dentro il budget, quindi è stato parecchio complicato per quanto riguarda il numero delle digitalizzazioni, anche a causa del fatto che un po' inevitabilmente abbiamo avuto una maggiore risposta dalle biblioteche e dal mondo archivistico e molto meno dal mondo museale, e dato che credo che possiate immaginare tutti che la scansione, che anche se non 3D, ma che implica quattro riprese di un oggetto tridimensionale, è molto, che magari deve essere anche spostato, oppure deve essere spostato il cantiere davanti all'oggetto, eccetera, eccetera, è molto più costoso della digitalizzazione quella che appunto è stata chiamata nella gara carta. Noi il target lo raggiungeremo facilmente. Adesso, appunto, che abbiamo i progetti definitivi e le indicazioni di Invitalia, scusatemi, di Invitalia, sapremo come fare. Sto sforando, quindi andrò molto veloce. Io ho fatto uno screenshot appunto dei primi degli enti che sono in testa alla nostra graduatoria, come specificato nella deliberazione dei criteri, nella determina di avviso di manifestazione di interesse, nella determina che ha riconosciuto gli ammissibili, non siamo ancora in grado di dare una risposta definitiva perché ci sono ancora tante cose che ballano. Per esempio, i prezzi su cui noi ci siamo basati e che ci consentono di starci con questi progetti che arrivano fino a quest'ultima slide. Faccio rivedere tutte e tre con calma. Non sono i prezzi giusti, perché Invitalia farà una gara per le regioni, probabilmente con dei numeri molto minori di quelli della gara nazionale, e quindi potrebbe essere che a noi le digitalizzazioni costino di più e che quindi non riusciamo ad arrivare fin dove vogliamo arrivare. O che magari facendo una grande massa tutta riservata alla carta, perché mi risulta che anche le gare, per esempio, di Lombardia e Veneto, che siamo un po' il lotto più probabile, nord-nord-ovest, siano in questo senso, può anche capitare invece che riusciamo a spuntare gli stessi prezzi o di meno, però, e quindi a scendere nella graduatoria. Però non possiamo ancora dare una risposta definitiva perché ci mancano ancora degli elementi. Questi elementi li stiamo compilando su queste schede che ci ha somministrato Invitalia, in cui, come vedete, ci viene chiesto di indicare una stima Allora, sono suddivise in una serie infinita, che io vi risparmio nelle slide, comunque in una serie infinita di sottoinsiemi come questo verdino e questo arancione. Io ho ripreso in realtà solo quelli strettamente archivistici, che sono suddivisi in materiale archivistico sciolto e in materiale archivistico rilegato. E poi per ciascuna di queste tipologie ci viene chiesto di indicare una stima del numero di unità archivistiche o librarie da digitalizzare, perché siamo nel mondo carta. Quindi che questo materiale sia rilegato sia, in realtà poi ci sono delle altre colonne. Per il libro antico, per esempio, su cui noi abbiamo avuto delle significative risposte dalle biblioteche del territorio. Però, appunto, ci viene chiesto sia di indicare una stima delle unità archivistiche, una stima del numero di pagine da digitalizzare. Questo, per fortuna, l'avevamo già chiesto noi nella nostra manifestazione di interesse.
Il numero di record descrittivi, allora, per quanto riguarda i sistemi nazionali, ci è molto più facile fare riferimento alla ISBN, su cui la maggior parte dei libri delle biblioteche piemontesi, soprattutto di quel tipo di libri che andremo a digitalizzare, un libro antico, antichissimo, e sono su sistemi nazionali, oppure di indicare il numero stimato di record descrittivi su sistemi locali, e su questo sono partite un sacco di richieste al Ministero Invitalia di specificare meglio. Insomma, direbbe che al momento qualsiasi tipologia di sistema descrittivo, anche in locale, direi anche le catalogazioni in ACCESS, da quel che siamo riusciti a capire, per il momento sono accettabili. Bisognerà capire, perché c'è tutta un'interlocuzione in corso, come poi anche i sistemi locali si collocheranno in quel sistema molto complesso della slide che vi ha mostrato la dottoressa Mingarelli, e al quale stiamo ragionando col Ministero e con le ditte di informatica da loro incaricate, in relazione a un assessment del nostro Memora, che nel tempo dovrebbe inglobare tutte le vecchie catalogazioni guarite, per vedere se potrà essere un sistema federato o se invece verseremo questo patrimonio direttamente sul sistema dell'Istituto Centrale per il Catalogo, per la digitalizzazione del patrimonio, sull'ICDP. Questo è ancora un po' da vedere, però noi al momento accettiamo, anche sulla base di FAQ, risposte ottenute dal Ministero, noi accettiamo indicazioni di qualsiasi cosa che in qualche modo possa essere poi riversato in un tracciato di metadati, mettiamola così. Io concludo, e concludo molto rapidamente, quindi siete abbastanza, non siamo troppo fuori, no? Facendovi vedere due documenti. Uno è il modello operativo dei cantieri, così come delineato, scusate, bevo solo un attimo, così come delineato per la gara carta, ma sostanzialmente per tutte le gare ministeriali. Perché ci interessa? In sostanza ci interessa perché vabbè, è un modello operativo che si adatta molto di più, mamma mia, non riesco a scorrere bene, molto di più al modello ministeriale, perché questo pezzo qua, che purtroppo non riesco a far vedere, ma non importa, perché è rimasto un po' sotto la scritta. Comunque è il DEC. Ah, benissimo, scusa. Come non è? È il DEC, quindi il responsabile dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione del contratto. Ecco, questa è una figura che, per esempio, io nel mio ufficio non riesco a individuare, e quindi probabilmente, adesso stiamo aspettando anche su questo delle risposte sulle modalità operative dal Ministero, ma anche dall'autorità di missione del PNRR. Però, per esempio, io probabilmente metterò in gara questa figura, come forse anche quella di un project owner, come lo chiamano loro, ma comunque di un supporto al RUP, il RUP sono per forza io. Quindi, per dire, queste ultime due slide si chiamano sbocchi occupazionali nel loro piccolo, perché poi voi siete tantissimi utenti e qui sto parlando di numeri piccoli, però sicuramente la necessità, da cui siamo partiti, primo discorso che ha fatto Stefano Benedetto in introduzione a questo seminario, il discorso della necessità di approfondire al massimo le competenze, di acquisire i saperi, di approfondire le competenze relative alla gestione di questa, che rimane comunque, con tutti i suoi difetti, un'importantissima occasione per il patrimonio culturale piemontese, italiano, e per chi ci lavora dentro, perché ha anche un po' questa passione che condividiamo. Formarsi a fondo, io credo che abbia una forte importanza. Vi ho lasciato, sempre relativo alle gare del MIC, che
un project manager, un responsabile di progetto di cantiere, che però dovrà comunque anche coordinare le operazioni di descrizione e digitalizzazione del patrimonio, dovrà essere anche nello staff del fornitore. E qui passo anche alla slide successiva, che è quella proprio del disciplinare di gara della gara carta, in cui voi vedete, e questo è personale, cioè sono attività che devono essere fatte dall'appaltatore, dalla ditta o ditte che si recheranno presso, in questo caso, archivi di Stato e biblioteche nazionali a fare la digitalizzazione, la post-produzione, insomma, l'intero lavoro messo in gara. E qui vedete che ci sarà comunque il controllo conservativo svolto presso gli archivi, il controllo conservativo presso le biblioteche, normalizzazione e preparazione per le biblioteche, cartolazione e controllo lacune per gli archivi, cartolazione e controllo lacune per le biblioteche, descrizione archivistica delle unità, solo in alcuni casi, ma comunque per gli archivi. E poi c'è una parte decisamente più tecnologica. Però per dirvi che leggendo queste gare mi pare di capire che appunto, a parte i piccoli fabbisogni che potrà avere la Regione Piemonte, ma io credo soprattutto le ditte avranno un forte bisogno delle vostre professionalità e quindi state all'occhio e continuate a formarvi. Io vi ringrazio, se chiudo qua forse mi vedete. No? Sì? Ok. Credo di sì, vi saluto, vi ringrazio. Se ci sono domande, io sono ancora qua, però si è fatto un po' tardi, come volete, io ci sono. Grazie.